Mister, allora anche oggi ho dovuto fare la conta degli abili e roabili, no? Mi pare che insomma la rosa si è ridotta all'osso per la partita di domani. E si è ridotta a 18 persone che sono, utilizzabili, sì. Ma Salomon come sta? Salomon continua ad avere problemi e si è fermato per precauzione, per non farsi male prima di domani. Mi sa l'emergenza appare più accentuata al centrocampo, non è? E secondo me sì, visto che Burai e Larry B sono squalificati e erano loro praticamente centrocampisti titolari. Mi sa più difficile fronteggiare l'emergenza o mantenere o ritrovare insomma la giusta concentrazione. No, sul campo è stato uguale, poi è normale che fuori dal campo si parla di altre cose. Qual è la presa di posizione di Zanek Zaman di fronte a quello che è accaduto in settimana, considerando anche il silenzio stampa e la volontà da parte sua di tornare a parlare oggi? Vabbè, io continuo a dire che sono sconcertato da quello che è successo e purtroppo, ripeto, per me l'arbitro sta in campo per cercare di far rispettare le regole e comportarsi di conseguenza. Purtroppo l'arbitro, tra bestemmie e parolacce, si è inventato pure il referto finale che è costato a Burai 2 giornate di squalifiche, che per me non esiste. Quindi l'arbitro, se poi dichiara pure falso e scrive falso, si rafforza l'idea mia che l'arbitro può fare qualsiasi cosa. Secondo me non è giusto, perché si manda per rispettare le regole e dare esempio nei comportamenti. In settimana se ne sono dette tante. Lei è convinto che ci sia un eventuale ipotetico complotto nei suoi confronti oppure continua a credere nella buona fede di questi signori? No, io sono convinto che l'arbitro non è adatto, o meglio, se non si leva questo vizio non dovrebbe arbitrare. Poi se uno dice che per loro è per la loro regione intercalare, per me non è giusto. Non è giustificazione. Mister, è difficile isolare la squadra? È stato difficile isolare la squadra di tutte le polemiche della settimana? Non c'è il rischio che magari anche inconsciamente, tra infortuni e polemiche, si possa trasformare in un alibi per la squadra stessa la partita di domani? Non credo. Ripeto, per me arbitri possono sbagliare. Io sull'arbitro tecnicamente, uno vede fallo in una maniera, uno in un'altra, e non discuto. Io discuto comportamento che non c'entra niente con le regole di calcio. Mister, domani, anzi oggi, Barbiero va a fare il quarto uomo a Padova Portoguaro, in Serie B. Alovisi, l'arbitro della famosa gol di mano di Biancolino, la domenica successiva non venne fermato. E anche insomma, tutti gli arbitri che insomma, sono soffriti nel mirino del Foggia comunque non sono stati interessati da provvedimenti di alcun tipo da parte dell'AIA. Secondo lei non crede che sia un po', come dire, imprudente da parte del Foggia continuare ad andare addosso agli arbitri, tanto rischiando di attirarsi ancora più le ire della federazione, gli strali della classe arbitrale? Ma io penso che Foggia non ha mai chiesto favore a nessuno. Noi cerchiamo di la correttezza da parte degli altri. Purtroppo non si trova, e questo è un altro segnale che calcio non è sano. Mister, possiamo parlare dell'avversario, il Pisa, che domani insomma verrà a Foggia per cercare punti preziosi in ottica salvezza, sicuramente una formazione diversa
da quella incontrata nel corso della gara di andata. Lei come la vede? Sì, per me è cambiata rispetto all'andata, nel senso che ci sono, penso, 5 giocatori nuovi, nel senso che quelli che non hanno giocato all'andata. Poi gli ultimi tempi penso che la squadra rende abbastanza bene, è una squadra che sta difendendo abbastanza bene perché ha 6 giocatori che si dedicano alla difesa e che avanti sempre in questo momento fa la differenza Carparelli che i giocatori di altre categorie. Della società, cioè, c'è stato un passaggio tra gli altri molto molto forte, dove si è detto quest'anno comunque qualsiasi cosa accada non ci possono fare retrocedere, cioè è maturata comunque l'idea di veramente qualcosa di organizzato o comunque di sistematico, come si era anche detto, ai danni proprio della squadra, cioè voi sulla pelle sentite questa cosa, diciamo, come campo. Ma io non tanto, nel senso che io ripeto, per me arbitri possono sbagliare tecnicamente, anche perché sono giovani, cose, io ripeto, a me dà fastidio quando si dichiara la falsità, e noi, ripeto, io cerco solo correttezza, poi se uno sbaglia, io ripeto, per me arbitro di Cosenza è una svista, poi è una svista, non ha visto niente, poi si è fidato, penso, del suo collaboratore sulla linea. È un errore grave che poi magari può influire sulla classifica finale, ma è un errore arbitrale che ci sta. Io non ci sto quando si fanno referti falsi e quando si fanno le cose che non ci stanno. Mister, in chiusura, qual è l'atteggiamento che lei, insomma, attende dai suoi calciatori, considerando quello che è accaduto in questa settimana, che tutto questo polverone, insomma, si trasformi in cattiveria agonistica e poi, insomma, ha bisogno del pubblico, della tifoseria che domani, insomma, dovrebbe accorrere allo Zaccheria per dare una grossa mano a questi ragazzi e alla sua squadra? Ma io sono uno che cattiveria non la cerca mai, quindi né agonistica né preagonistica. Io spero che la squadra riesca a esprimere il suo calcio, il calcio che cerchiamo di fare dall'inizio del campionato, e spero che basta per superare l'avversario. Poi è normale che ci dobbiamo presentare migliori dell'avversario. È d'accordo questa volta se diciamo che comunque non si possono lasciare più punti agli avversari, che da ora in poi bisognerà vincere. Ma per me si possono lasciare, per me se l'avversario fa meglio di noi si possono lasciare. Noi dobbiamo giocare il nostro e cercare di fare il meglio possibile. Poi se ci riesce, io sono convinto che riusciamo a superare l'avversario, se non si riesce penseremo al prossimo. Grazie. Okay, grazie. Arrivederci. Sono di